Salve, eccoci dunque giunti alla decima lezione del nostro corso che si occupa delle istituzioni di sociologia, vale a dire è un corso di sociologia generale che ha a che fare con i concetti fondamentali di questa disciplina e che fa anche qualche cenno ovviamente ai risultati finora conseguiti. Il tema di questa decima lezione è particolarmente difficile perché riguarda la formazione delle classi sociali. Finora noi abbiamo parlato di gruppi, abbiamo parlato di classi, ma direi quasi facendo delle istantanee, fotografando queste realtà come se queste realtà sociali fossero statiche, ferme, immobili. Sarebbe molto comodo se così fosse in realtà. I gruppi sociali e in particolare le classi sociali, nonostante che le classi abbiano una maggiore stabilità relativa rispetto ai gruppi, sono delle situazioni, indicano delle realtà in movimento. Vale a dire, esiste una vera e propria evoluzione della società attraverso i gruppi che la compongono, ma anche e soprattutto attraverso il movimento interno ed esterno delle classi sociali che la definiscono. Il nostro tema quindi è la formazione delle classi sociali. Abbiamo detto che le classi sociali sono in fondo, secondo diciamo, le cognizioni correnti nella società capitalistico-borghese, sono relativamente stabili e sono frutto di un principio giuridico di proprietà privata. La classe sovrastante, capitalistica, la classe del potere, la classe della ricchezza è quella che possiede i mezzi di produzione. La classe sottostante, proletariato, gli impiegati, la manodopera subalterna, la forza lavoro subalterna, è quella parte della popolazione che non possiede ma è posseduta dai mezzi di produzione. Avendo detto questo abbiamo detto molto, ma non abbiamo detto ancora l'essenziale. La società non è mai completamente bloccata, ferma, la società si evolve, quindi non è certamente un principio giuridico di proprietà privata che può fermarla. E come si formano le classi sociali? Il capitalista borghese come sorge sul piano dell'esperienza storica? E non solo come sorge, ma come evolve? È sufficiente considerare il capitalista semplicemente come l'amministratore dei propri capitali? E fino a quando riesce il capitalista ad amministrare da sé, direttamente, in prima persona, i propri capitali? Non solo, dobbiamo anche domandarci, e questa è una domanda che riguarda proprio la formazione storica dello spirito borghese, del capitalista borghese, del capitalismo in generale. Il capitalismo è certamente un sistema sociale, con riverberi politici, economici, ovvi e anche di costume. Come nasce il capitalista? Questa è una domanda che i grandi elaboratori e teorici del capitalismo, in particolare Marx, Carlo Marx, autore di una famosa opera di riferimento ancora oggi, chiamata Das Kapital, il capitale. Ebbene, non si sono mai, né Marx né Engels si sono mai posti questa domanda. Anzi, Marx si è permesso di deridere l'idea che uno diventa capitalista col risparmio. Ne parlava, diciamo, con lo stesso disprezzo che si merita la leggenda di Cenerentola, no? La piccola ragazza povera, eccetera, che diventa, cioè, riesce a diventare ricca, eccetera. Parlava dal lago al milione, questa è una mitologia popolare, diceva, riteneva Marx, che non ha nessuna, diciamo, rilevanza dal punto di vista della spiegazione dell'origine del capitale. Certamente c'è tutta una corrente di pensatori che fanno parte della tradizione filosofica settecentesca, in particolare da Rousseau a Proudhon, che considerano la proprietà come un furto. Sta di fatto. Ci sono alcuni individui che hanno delle proprietà, che sanno mantenerle da creare, e altri che in qualche modo hanno, come dice la saggezza popolare, hanno le mani bucate. Ma abbiamo però una teoria su
sul sorgere del capitalismo, e io mi permetterò di richiamarla molto brevemente in maniera sommaria e forse anche un po' semplicistica, ed è una teoria legata al nome di un grande sociologo tedesco, Max Weber, di Erfurt. E Max Weber, non contro le teorie del capitale, non contro le teorie marxiste, come a volte si dice in maniera molto, molto grossolana e, se mi è consentito, anche un po' superficiale, un po' giornalistica, ma al contrario integrando diciamo, le lacune del pensiero marxiano. In questo caso uso l'aggettivo marxiano e non marxista per distinguere quella che è l'opera, cioè il pensiero di Marx come pensatore, da quelli che invece sono i movimenti politici che poi da lui e dalla sua opera hanno preso ispirazione e che qualche volta sì, sono stati coerenti con l'insegnamento del marxismo, qualche volta hanno anche tradito, come sempre succede, l'insegnamento del maestro. Si sa che i maestri di regola sono regolarmente massacrati dai discepoli. Ora, rispetto al marxismo che dismette, non si occupa del problema, Max Weber si pone seriamente il problema dell'origine, dello spirito del capitalismo e della realtà capitalistica. In un'opera pubblicata nei primi anni del Novecento, in realtà non è neppure un'opera, è un saggio. Il saggio è intitolato, e il titolo va richiamato perché è interessante, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. In tutta la tradizione sia marxiana che marxistica, per mantenere diciamo questa doppia accezione che mi sembra utile, si è sempre pensato che l'essere fosse determinante rispetto al pensare, vale a dire che la struttura economica degli interessi in qualche modo generasse, determinasse, se non proprio in maniera causalistica, immediata, almeno condizionasse tutte le creazioni letterarie, religiose, ideologiche, politiche e così via. Quindi per il marxismo ortodosso c'è un prius che è dato dagli interessi economici, la struttura economica, e tutto il resto, tutta l'impalcatura ideologica, religiosa, politologica, eccetera, è un derivato. È un post, è qualcosa che deriva da questo prius fondamentale. È incredibile a dirsi, Max Weber, senza intenzioni polemiche di scuola, rovescia questa impostazione. Per Max Weber non solo il capitalismo come sistema sociale non nasce in maniera esclusiva dalla sua base economica, al contrario, è lo spirito dell'etica protestantica che crea lo spirito del capitalismo. In che senso? L'etica protestante in quanto etica vissuta dà luogo a una pratica di vita che può spiegare la formazione della classe capitalistica e in qualche modo ci fa anche comprendere l'emergere di questa figura storica originale che è appunto il capitalista come amministratore dei propri bilanci. In che modo? E qui c'è uno straordinario discorso che va richiamato attentamente. Di regola il discorso sull'etica, sulle varie teologie morali, era un discorso fatto in termini di analisi dei testi. Vale a dire, era un discorso filologico e filosofico testuale che non usciva dai testi e che saggiava in qualche modo, cercava di provare la coerenza fra le varie definizioni del comportamento morale. La novità, direi che l'originalità di Max Weber consiste in questo. Max Weber non fa opera di teologo, di storico della teologia, dei vari sistemi di etica e in questo caso dell'etica protestante, non si interessa, in altre parole, non solleva il problema di quale etica sia più valida rispetto ad altre. Non fa, in altre parole, un discorso teorico sulle regole collegate con determinati sistemi etici, ma al contrario, si interroga, studia, esplora
come è vissuta l'etica teorica. In altre parole, non si interessa delle varie dispute di scuola fra le varie etiche, cerca al contrario di comprendere non l'etica come sistema teoretico astratto, ma al contrario come vissuta l'etica, e allora si interessa come vivevano, si domanda come vivevano i protestanti, nelle varie sette protestanti, dai luterani e soprattutto dai calvinisti di Ginevra, Calvino, e poi le varie sette e chiese protestanti, da quella anglicana ai metodisti, ai presbiteriani, agli unitariani, fino ai battisti e così via. Questo che è molto straordinario. Allora Max Weber non studia i testi di etica filosofica, morale, ma studia al contrario i libri di devozione, come da noi potrebbe essere il giovane provveduto, il giovane cattolico provveduto, in questo caso i libri di Baxter, cioè il Christian Directory, cioè come in fondo il buon cristiano si comporta. E come si comporta? Qui c'è la grande novità. Il buon protestante, il buon cristiano, si comporta adottando un metodo di vita che è una vita appunto metodica. La sua vita si svolge in maniera metodica, tutti i giorni al lavoro, tutti i giorni in fabbrica, tutti i giorni in ufficio. E questa vita metodica è la vita santa, è la vita, direi, mondana sì, ma ascetica. Non solo. Attraverso questa vita metodica, lavorando indefessamente giorno per giorno, evidentemente ci sono dei frutti di questo lavoro, ci sono dei profitti. Cosa ne fa di questi profitti? E qui c'è indubbiamente una splendida comparazione, anche che ci riguarda da vicino, riguarda l'Italia rinascimentale e post-rinascimentale, perché non dobbiamo dimenticare che una delle prime banche in Europa è il Banco dei Medici, vero, che prestava denaro ai re, al re di Francia in particolare, e ad altri potenti del giorno. Noi abbiamo in realtà i primi esempi di capitalismo, familiare sia pure, come è normale che sia, hanno luogo in Italia, ma con, diciamo, i frutti del capitale, i profitti. Cosa si fa in Italia? Grandi opere d'arte, gli stessi cardinali, la Chiesa, qui da destra, la Sistina, magnifico, splendido. Ma invece il protestante asceta, caratterizzato dalla vita metodica, dalla vita santa, non si consente questi, diciamo, comportamenti edonistici, sia pure in chiave artistica. Reinveste continuamente. Perché? Perché solo così sarà sempre più ricco e più rispettato nella comunità e avrà la certezza della salvezza nell'altro mondo. La famosa certitudo salutis che angosciava, vero? Il buon calvinista, il buon protestante in generale, e quindi investe, reinveste, lavora, pensa così di andare in paradiso, e in realtà dà luogo, crea le più grandi banche svizzere, crea il capitalismo nella sua forma straordinaria, originale, primigenia, il capitalismo come accumulo di capitale, grande accumulazione. E questa accumulazione sempre investita, che cosa ci dice? Ci dice che ci sono due modi per far denaro nel sistema capitalistico generale. Due modi che vanno nettamente distinti e che io mi permetto di, in qualche modo, di richiamare. Prima ancora di entrare a parlare poi della grande separazione fra l'amministrazione diretta del capitalista rispetto ai propri capitali e invece l'apporto dei dirigenti industriali di professione, che non sono più proprietari del capitale, ma lo amministrano, sotto la guida più o meno oculata, più o meno attenta del capitalista. Bisogna distinguere fra reddito o comunque profitto, ma chiamiamolo reddito è meglio, cioè denaro, vero, che procede, che proviene dalla rendita agraria, rispetto al profitto che proviene dalle operazioni capitalistiche. La rendita agraria è indubbiamente generatrice di profitti, ma il grande proprietario di vasti appezzamenti di terreno, il proprietario agrario, non ha da fare molto, non ha da fare nulla spesso, deve semplicemente stare tranquillo, seduto, aspettare
che i suoi terreni si valorizzino. Si pensi, per esempio, faccio un esempio, mi scuso, forse sarà ritenuto banale, se non demagogico, ma si pensi per esempio a coloro, alle grandi famiglie, al grande casato romano che avevano e hanno tuttora, in parte, alle porte di Roma, prati immensi, tenute. Queste tenute, con l'espansione di Roma che diventa metropoli, che cosa sono? Cosa diventano? Sono terreni da prato, da coltivare in maniera estensiva, per i pascoli, eccetera, che diventano, nel giro in fondo di pochi anni o di pochi decenni, terreni edificabili. Quindi il loro valore aumenta di 10, 100, 1000 volte. Il proprietario cosa ha fatto? Niente, è rimasto lì tranquillo. Direi che ha una posizione, non voglio esagerare, ma direi sostanzialmente parassitaria, ma è una posizione che solo aspettando dà modo di accumulare fondi favolosi. Questo. E non è necessariamente speculazione, anche se poi su queste sovravalutazioni dei terreni si innesta naturalmente gli speculatori, tutta la speculazione edilizia, che soprattutto a Roma, non solo a Roma, conosciamo molto bene, questo vale anche per Londra, vale per New York, vale per tutte le metropoli del mondo. Questa è la rendita. Un modo statico e passivo di, in qualche modo, far emergere un plusvalore senza alcuna diretta, diciamo così, opera di intervento da parte del proprietario. Altro discorso va fatto, e sarebbe demagogico non farlo, per il profitto industriale. L'industriale, cioè il capitalista proprietario di capitali, investe questi capitali in operazioni non parassitarie, non di pura attesa, ma in operazioni produttive dirette. In che modo? Combinando i tre fattori fondamentali della produzione capitalistica. Primo, lavoro, terra, capitale. I capitali ci vogliono. La terra è la materia prima e poi ci vuole la manodopera subordinata. Bisogna, diciamo, combinare, mettere in rapporto questi tre fattori nel modo migliore possibile. Qual è il modo migliore possibile? È molto semplice, il più economico. Cercando di comprare la materia prima al prezzo più basso, cercando di usare i propri capitali nella maniera più oculata, più attenta, a volte semplicemente più fortunata. E poi chiamando al lavoro la manodopera subordinata. È così che comincia il capitalismo. Il capitalismo, la famosa rivoluzione industriale che ha luogo prima in Inghilterra, in Francia, e molto più tardi in Italia e poi in Germania e Italia più o meno allo stesso momento cronologico di sviluppo, però poi la Germania è molto più ampio per varie ragioni che si potrebbero poi in seguito determinare. Ecco, in fondo questo movimento ha luogo, questo sviluppo, questa rivoluzione industriale ha luogo in un primo momento attraverso l'indebitamento dei vecchi artigiani che non ce la fanno più a pagare i loro affitti, a pagare gli strumenti, anche se elementari, del loro lavoro, il trespolo, il martello, la forgia, eccetera, e non riescono più a comprare la materia prima, sono indebitati, sono nelle mani, diciamo, dei loro prestatori di denaro, e allora chiamiamoli pure usurai, se si vuole, e allora sono obbligati questi ex artigiani a diventare operai, vale a dire non hanno più il controllo, non hanno più il controllo, diciamo, dei loro mezzi di lavoro, i loro strumenti di lavoro, e non hanno più il controllo in fondo del loro ambiente di lavoro, del loro cubicolo, della loro botteguccia, la bottega artigiana, eccetera. Cosa diventano? Diventano i primi operai nei grandi capannoni. Hanno perduto il controllo legale del loro lavoro, dei loro movimenti, degli strumenti di lavoro, hanno perduto anche la capacità di procurarsi la materia prima, ma hanno sempre la libertà dei loro movimenti, sotto l'autorità del più anziano, il capo operaio, una specie di capoccia, e continuano a lavorare come sempre lavoravano. Fino a quando? Un momento. Fino a quando non arriva l'organizzazione scientifica del lavoro. E allora il capannone degli ex artigiani diventa una vera e propria fabbrica con più reparti, e l'artigiano, l'ex artigiano, diventa un operaio. E allora noi chi abbiamo accanto al capitalista? Il capitalista non ce la fa più da solo.
deve chiamare quelli che hanno studiato organizzazione industriale negli istituti politecnici, arrivano cioè gli specialisti della produzione industriale, e quindi si ha il divorzio, la separazione fra proprietà giuridica, il vecchio capitalista, e controllo funzionale delle operazioni industriali, perché non c'è niente da fare. Il capitalista di per sé potrebbe certamente, anzi di regola, ha ancora la proprietà giuridica della maggioranza, se non della totalità del capitale investito, ma non ha le cognizioni tecniche per intervenire a controllare la produzione e fare le consegne dei prodotti in tempo utile e studiare il mercato e così via. Lo stesso ampliamento delle operazioni, dovuto al fatto che il mercato si allarga, diventa un mercato impersonale tendenzialmente mondiale, già nella seconda o nella terza fase di sviluppo del capitalismo, rende necessaria l'assunzione in fabbrica degli specialisti, dei dirigenti industriali di professione, i professionisti della direzione industriale. Sono loro, gli ingegneri sono. Gli ingegneri arrivano, organizzano la produzione, cominciano a cronometrare le operazioni produttive, organizzano il lavoro a catena, per cui ogni operazione produttiva viene scomposta nelle sue componenti, ogni componente va da pochi secondi a qualche minuto, e comincia così il famoso lavoro a catena. Charlie Chaplin, Charlot, ha reso famoso questo lavoro a catena, sia pure con una caricatura piuttosto atroce, nel famoso film Tempi Moderni. Tempi Moderni è il film in cui si ha una estremizzazione parodistica, però non priva di sale, del lavoro a catena. Cominciano dei grandi problemi per la manodopera impiegata, subalterna, perché l'operaio non è più come il vecchio artigiano che lavorava a ciclo completo e vedeva quindi il nesso fra il proprio sforzo di lavoro e l'opera compiuta, il risultato, e l'operaio fa una piccola, nella produzione di massa, fa semplicemente una piccola operazione, come abbiamo detto, di pochi minuti, ripetitiva, monotona, stancante, perché poi non vede il risultato finale, non sa manco cosa sia il risultato finale. E quindi nascono i problemi dell'alienazione operaia, che non è più soltanto uno sfruttamento di forza muscolare, diventa anche lo sfruttamento più penetrante, forse più doloroso, della psiche individuale. La monotonia che in qualche modo, spersonalizza il cervello, lo sforzo fatto, e complica lo sfruttamento in maniera tale che molti lavori diventano nocivi per la salute, in maniera tale che l'operaio perde interesse addirittura per quelle che sono le mete vitali più ampie. Nel frattempo c'è un controllo funzionale nelle mani dei dirigenti tecnici, e quindi noi abbiamo una vera e propria frantumazione delle funzioni del capitalista. Non dimentichiamo questo punto molto interessante. Il capitalista, per un verso, ampliando le sue operazioni, ha bisogno degli ingegneri, e dopo gli ingegneri ha bisogno di altri specialisti, perché la produzione di massa ha bisogno di uno sfogo, di un esito, di un mercato di massa, quindi di un consumo di massa. E allora chi arriva? Il capitalista non ha più tutto il potere, ce l'hanno in una prima fase gli ingegneri, poi in una seconda fase ce l'hanno gli specialisti del mercato, i direttori alle vendite, e poi ci sono i problemi degli scioperi, delle reazioni operaie, che Marx non aveva previsto, che non aveva previsto i sindacati, e allora abbiamo naturalmente le direzioni del personale, ma poi ampliando le operazioni produttive del capitalismo, noi chi abbiamo per ultimo come figura che ha il quadro completo e quindi nuovo uomo o donna di potere? Il controllore fiscale. Noi sappiamo che spesso questi controllori non controllano molto, non controllano bene, a volte sono persone che dovrebbero essere indipendenti dalla direzione aziendale e invece ne fanno parte. Lasciamo stare. Però l'auditor, l'auditore, cioè il controllore fiscale, è colui che ha più potere oggi proprio perché
almeno teoricamente dovrebbe avere una visione panoramica globale delle operazioni produttive. E intanto nasce con questo sviluppo, prima ancora di parlare della suddivisione della classe operaia, continuiamo a spendere ancora una parola sulla suddivisione, sulla frantumazione del nucleo proprietario capitalistico, nasce che cosa? Nasce ciò che Marx, né Marx né Engels, neppure Engels, avevano previsto. Nasce la società per azioni. Anche qui, ho detto prima che i primi esempi di capitalismo hanno luogo in Italia col Banco dei Medici a Firenze, ebbene, la prima forma, primo tipo storico, esempio storico si può dire, di società per azione ha luogo a Venezia, durante gli anni della prosperità veneziana, della Repubblica Serenissima, che naturalmente intesseva proprio in maniera laboriosa rapporti con l'Oriente e con lo scambio di prodotti, spezie orientali rare in Europa e d'altra parte prodotti veneziani e italiani, riusciva ed era riuscita storicamente a creare una straordinaria per sé opulenza, aveva raggiunto come Repubblica Serenissima, sposata al mare, aveva raggiunto una grande potenza che doveva venire alla fine soltanto attraverso le mene, le operazioni più o meno chiare di Napoleone, ovvero la caduta di Venezia. Allora si ebbe col trattato di Campo Formio. Ora, i Veneti, con grande accortezza, si rendevano perfettamente conto che mandando le navi in Oriente poteva andare bene e andare male. Cosa fanno? Fanno il famoso patto di colleganza. In altre parole, per ogni nave mandata in Oriente con prodotti veneziani, italiani, lombardi, eccetera, per portare indietro invece oro, spezie di vario tipo e così via, tipicamente orientali, questa nave, invece di essere posseduta da un solo capitalista proprietario, la proprietà della nave viene suddivisa pro quota fra diversi azionisti. Di modo che, se tutto va bene, i profitti vengono suddivisi pro quota fra i vari azionisti comproprietari. Se invece o per via dei corsari o per via del cattivo tempo, insomma i filibustieri di mare, i pirati, cioè le cose vanno male, e allora anche il danno viene suddiviso in parte uguale pro quota fra coloro che avevano sottoscritto l'impresa. Questo è il primo esempio di società per azioni. E il capitalista a un certo punto, quando il capitalista proprietario si rende conto che ormai, anzi proprio per il suo successo, le operazioni produttive sono molto ampie, ha dovuto assumere gli ingegneri, ha dovuto assumere i dirigenti del personale, ha dovuto assumere anche i dirigenti del marketing, cioè di coloro che attraverso le campagne pubblicitarie non aspettano il mercato, ma lo creano il mercato per i propri prodotti, anche per battere la concorrenza. E infine ha dovuto naturalmente sottoporre le sue operazioni all'esame dei controllori fiscali, di regola sarebbe meglio fossero esterni, ma esterni. Ecco, questo è evidentemente avvenuto, ha dovuto fare queste varie cose, ma nello stesso tempo non è più, ha cambiato completamente la propria fisionomia, non è più il capitalismo delle origini, il capitalismo familiare o dinastico, cioè il capitalismo di una singola famiglia. E perché? Intanto il capitalista che ha avuto l'idea originaria per la costruzione dell'impresa evidentemente non ce la fa a seguire tecnicamente tutte le operazioni produttive e quelle di mercato. Non solo, ma gli stessi eredi, i figli e le figlie, non sempre, insieme con l'eredità delle azioni e diciamo pure anche del denaro, dei capitali, vero, avuti in eredità o avuti in donazione dal genitore fondatore della grande impresa, non sempre ereditano anche la capacità, le qualità imprenditoriali che sono fondamentali. E allora noi abbiamo questa grande crisi che l'Italia sta sperimentando in parte ha già sperimentato e superato, ma sta ancora oggi sperimentando, soprattutto per le imprese piccole e medie, questa grande crisi che significa il trapasso da un capitalismo ristretto, familiare, che va molto bene perché è un capitalismo che nelle prime fasi è più mobile, ha una manodopera più malleabile, se non altro perché si conoscono tutti tra loro, ha un radicamento nella comunità che naturalmente è riconoscente all'impresa capitalistica perché dà lavoro, dà reddito e così via,
e magari costruisce qualche asilo e magari costruisce anche in nome del fondatore qualche ospedale, va bene. Tutto questo però a un certo punto di fronte al successo, si può dire che il capitalismo familiare dinastico è vittima del suo successo, deve espandersi e per espandersi, per non cedere alla concorrenza, ha bisogno naturalmente di specialisti che non appartengono più alla famiglia. Noi abbiamo quindi, praticamente abbiamo una frantumazione del nucleo capitalistico originario. Stiamo allontanandoci da un'idea di impresa e di capitalismo puramente giuridica, stiamo avvicinandoci a un modello funzionale. Io non voglio a questo punto parlare, e sarebbe un discorso troppo lungo, degli ultimi sviluppi del sistema capitalistico avanzato dal punto di vista globale internazionale. Mi limito solo a dire, direi a fare un'osservazione, la famosa globalizzazione di cui tanto si parla è semplicemente il prodotto, la risultante di una tendenza naturale del capitalismo a espandersi, perché o si espande oppure cessano, diciamo, i cespiti, cadono i profitti, cadendo i profitti cade la fiducia delle banche, cadendo la fiducia delle banche si chiede al capitalista proprietario originale il rientro, ovvero per i prestiti, e c'è la crisi, addirittura qualche volta c'è il crack, c'è il fallimento. A differenza del mondo feudale, a differenza del mondo artigianale, nel mondo capitalistico avanzato c'è forse una sola regola etica ed è il fallimento per chi non ce la fa. Si va fuori mercato. Addirittura un economista celebre, Schumpeter, austriaco, poi americanizzato, diventato cittadino americano, Joseph Schumpeter diceva che il vero capitalista deve credere nella distruzione creativa. In altre parole, non deve aspettare che il mercato gli venga a chiedere il prodotto, è lui che deve inventarsi il mercato, deve in qualche modo far opera di previsione sulle esigenze non ancora esplicite e deve addirittura creare queste esigenze attraverso un dinamismo che non tutti hanno e che spesso gli stessi capitalisti, soprattutto a una certa età, semplicemente non possono più. Quindi il capitalismo, dal punto di vista dei capitalisti, ha subito una evoluzione straordinariamente importante. Una evoluzione che ne ha fatto da un'impresa familiare un'impresa pubblica, privata intendiamoci, pubblica, con apporti di capitali privati e quindi non è più soltanto da considerarsi come una piccola impresa familiare, anche quando reca sempre il nome della famiglia originaria, per carità, ma e invece diventa una vera e propria struttura sociale che ha importantissimi riverberi dal punto di vista collettivo. E qui, ecco, se mi è permesso, sollevo soltanto una piccola notazione circa la contraddittorietà di questa impresa, in particolare dell'impresa multinazionale che lavora in termini di globalizzazione. Queste imprese sono enormi, sono presenti in tutto il mondo, hanno quindi una funzione pubblica, una funzione che ovviamente ha anche dei riverberi politici, eppure la loro fonte di legittimità è soltanto il profitto distribuito ai propri azionisti. Non solo, la concezione ancora prevalente nelle leggi vigenti di queste grandi imprese globali, multinazionali, è ancora una concezione che vede, scorge nell'impresa, anche globale, anche multinazionale, che cosa? Soltanto un domicilio privato. Quindi abbiamo una contraddizione fra un domicilio privato con funzioni pubbliche e una legge che non riesce a cogliere il momento pubblico di questi domicili privati. Qui abbiamo in realtà, in corrispondenza con l'evoluzione della classe capitalistica, diciamo del capitalista proprietario, originario, abbiamo però una bella suddivisione, frantumazione, specializzazione della classe operaia. Noi spesso parliamo di classe operaia così in senso generico, gli operai, oggi bisogna essere particolarmente cauti
probabilmente le famose tute blu, gli operai di una volta, gli operai che noi in fondo, perché i nostri schemi mentali evolvono più lentamente delle situazioni oggettive, come abbiamo già detto l'altra volta, gli operai che in fondo noi consideriamo ancora vestiti in un certo modo, che avanzano nei cortei, eccetera, stiamo attenti. Si sono avute delle grandi modificazioni, delle trasformazioni interne della classe operaia, perché la stessa evoluzione tecnologica del sistema produttivo, che cosa ha creato? Ha frantumato l'idea vecchia di operaio e ha creato una quantità di mansioni specialistiche, per cui noi non abbiamo più l'operaio generico, noi abbiamo l'operaio specializzato, l'operaio provetto, l'operaio qualificato e poi anche naturalmente l'operaio comune è in fondo il manovale, però abbiamo tutta una frastagliata stratificazione all'interno della classe operaia. Ecco, io mi limiterei di fronte a questa frastagliata situazione della classe operaia, questa struttura diversificata, mi limiterei proprio semplicemente a richiamare un aspetto sociologicamente rilevante. I sindacati, vale a dire quel contropotere che Marx non ha avuto modo storicamente di rilevare, il contropotere sindacale, basato fondamentalmente sulle varie categorie, siderurgici, metalmeccanici, impiegati, serie A, B, C e così via, purtroppo questa struttura sindacale non rispecchia più, o meglio, non sempre ha seguito passo passo e ha rispecchiato fedelmente questa frantumazione, o meglio questa specializzazione della classe operaia, di modo che non ha più potuto difendere in maniera effettiva dei gruppi operai che non rispondevano più alle vecchie categorie. E da questo punto di vista bisogna dire che noi siamo in presenza di un grave problema, c'è uno scarto anche crescente fra classe operaia subalterna nelle sue varie determinazioni, qui ne abbiamo richiamate diciamo quelle generiche più evidenti, e strumenti di difesa. Ma siamo anche di fronte ad un altro aspetto che di tanto in tanto, anche nella cronaca dei giornali, crea sconcerto all'opinione pubblica, per esempio. Come mai? Un piccolo gruppo di operai, sono chiamati così genericamente, a parte invece le specializzazioni a cui sono addetti, che dovrebbero avere invece una determinazione anche terminologica molto più appropriata. Come mai per un piccolo gruppo di operai, 30, 40, 15, faccio un esempio drammatico, 15 controllori di volo, come mai possono bloccare l'attività di migliaia e migliaia di persone, bloccare interi aeroporti, stazioni, fabbriche, avere un riverbero dal punto di vista soprattutto dei consumatori, dei viaggiatori e così via, enorme. Come mai? Questo è il punto delicato, l'evoluzione del processo tecnologico produttivo ha portato a una situazione sempre più parcellizzata dal punto di vista delle singole produzioni e ha nello stesso tempo portato a delle mansioni sempre più specialistiche, per cui un piccolo gruppo di addetti a certe operazioni nevralgiche hanno nei loro atteggiamenti, penso anche, non so, a quelli che potrebbero essere i tranvieri di Milano, faccio per dire, hanno nei loro atteggiamenti, pur essendo il loro numero ridotto, possono avere con i loro atteggiamenti di protesta, di sciopero, sciopero selvaggio come si dice, in realtà ogni sciopero è una protesta ed è un atto di autodifesa, possono avere conseguenze incalcolabili su tutta una popolazione cittadina, su tutta addirittura la popolazione di una nazione e oggi, legati come siamo all'insieme dell'Europa, addirittura su scala continentale. Noi da questo punto di vista dobbiamo riconoscere che la sociologia deve procedere
con le sue ricerche e in qualche modo approfondire molti di questi temi, ma questo lo faremo nelle prossime lezioni. E intanto chi voglia avere approfondimenti in materia, pregherei di cliccare, è vero, il sito internet.